un'altra dimensione, oltre a quelle che l'uomo già conosce. È senza limiti come l'infinito, è senza tempo come l'eternità. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione, una regione che si trova ai confini della realtà. Gustavo Roll nacque a Torino il 20 giugno del 1903 da una famiglia benestante dell'alta borghesia. Il padre era un famoso direttore di banca e la madre figlia di un noto avvocato. Fin da piccolo, Roll dimostrò un grande interesse per la figura di Napoleone e l'arte, ma scelse di seguire le orme del padre, lavorando in banca fino alla morte del genitore. Durante questo periodo lavorativo, visse in diverse città europee, tra cui Londra, Edimburgo e Marsiglia. Proprio nella città francese, Roll ebbe l'incontro che gli cambiò la vita. Era il 1925, quando durante una passeggiata, incontrò un signore di origine polacca che gli fece conoscere alcuni giochi di prestigio con le carte e dei saperi esoterici. Roll inizialmente è scettico, ma poi, pian piano, inizia ad approfondire studi su questi argomenti, che lo porteranno a scoprire grandi segreti che legano colori, suoni ed altri elementi metafisici. All'età di 22 anni, mentre stava passeggiando per le vie del centro, vide dei mazzi di carte da gioco, esposte nella vetrina di un tabaccaio. Quasi per gioco, decise che avrebbe dovuto indovinare il colore del seme delle carte girate. Iniziò questa sfida personale quasi per gioco, ma dopo 2 anni, riuscì ad indovinare il colore del seme di tutte le 52 carte che facevano parte del mazzo. Quel giorno, Roll scrisse sulla sua agenda una frase enigmatica che ancora oggi è oggetto di studio dagli appassionati di paranormale. Ve la faccio ascoltare direttamente dalla sua voce originale. Ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale ed il calore. Ho perduto la gioia di vivere, la potenza mi fa paura. Non scriverò più nulla. Roll aveva scoperto come plasmare la materia e modificarla a proprio piacimento, sfruttando appunto delle particolari vibrazioni emesse dal colore verde, da una precisa frequenza sonora e dal calore. Era in grado di entrare in un particolare stato meditativo che gli permetteva di accedere alle dimensioni eteree. Successivamente negli anni, proseguì i suoi studi e fece molti esperimenti paranormali a cui assistettero numerosi testimoni, tra cui personaggi famosi e dello spettacolo. Gustavo Roll
Eravamo lì che commentavamo questo fatto prodigioso, quando ha squillato il telefono. Era Gustavo. Mi ha detto, hai visto il mio pensiero? Devi avere pazienza e le cose si sistemeranno. Infatti si sistemarono e l'albero è sempre lì, fiorito. Sarà un caso, ma Roll nacque proprio a Torino, la città più esoterica d'Italia. Si trova infatti nel punto di intersezione tra due triangoli, quello della magia bianca con Praga e Lione e quello della magia nera con Londra e San Francisco. Alcuni pensavano che Roll fosse solo un abile prestigiatore ed un bravo mentalista, altri invece erano assolutamente convinti dei suoi poteri, avendo assistito a fenomeni che nessun abile prestigiatore o mago sarebbe riuscito a replicare. Io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerlo, ma mi sono fatto un'idea a riguardo, essendo già benestante e, non avendo mai chiesto soldi a nessuno per dimostrare i suoi poteri, penso che questo uomo abbia realmente scoperto il modo per manipolare la materia e per accedere alle dimensioni più sottili. Alcuni suoi amici, tra cui la famosa scrittrice e giornalista Giuditta Dembeck, scrisse alcuni libri dedicati a Gustavo Roll e, ancora oggi, sostiene di ricevere segnali della presenza del suo vecchio amico. Tu che pensiero ti sei fatto a riguardo? Scrivilo nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia per cortesia un like ed iscriviti al canale. Alla prossima puntata, per un altro episodio ai confini della realtà.